Ancora nessuna novità per le convenzioni boschive. In settimana è prevista la prima ondata di calore e, come sempre, a rischiare sono i vigili del fuoco e la popolazione. A dirlo è Carmelo Barbagallo, coordinatore regionale USB dei Vigili del Fuoco Sicilia. Sentiamolo. Oggi 17 giugno e ancora nessuna notizia delle convenzioni boschive né regionali né provinciali. Il 24 giugno altre 1.200 unità verranno sottratte al soccorso tecnico urgente nazionale per via del passaggio di qualifica a capo squadra. Come organizzazione sindacale USB Vigili del Fuoco Sicilia da anni rivendichiamo che vogliamo sul territorio uomini e mezzi veri, cioè non dobbiamo aspettare l'emergenza. Questo accadrà qualora ci dovessero essere tantissimi interventi in coda, cioè o si mantiene personale in servizio o si raddoppieranno i turni, massacrando il personale che già espleta soccorso in ordinario. Come organizzazione sindacale ovviamente non siamo assolutamente d'accordo perché si devono smaltire le graduatorie attualmente esistenti, cioè la procedura speciale e concorso pubblico 300 posti. In arrivo sarà previsto un altro concorso pubblico che passeranno almeno 2 anni per avere questo personale nei territori. Vogliamo che vengano aggiunte le unità nelle sedi riclassificate, come Acireale e Priolo, ad esempio nel territorio siciliano. Vogliamo una tutela maggiore per il personale dei vigili del fuoco e per la popolazione stessa, con un piano di prevenzione serio e reale. Non si può aspettare che accada l'evento per poi intervenire. Questo mette a repentaglio la sicurezza sia dei lavoratori che quella della popolazione stessa. Sta arrivando la prima ondata di calore, non aspettiamo che arrivi l'evento per poi intervenire. Ci auspichiamo che in questi giorni questa benedetta convenzione sia stipulata e ci siano già squadre aggiuntive nel territorio, reali, con mezzi veri ed efficienti. Se no, noi siamo pronti a tornare nuovamente nelle prefetture a sollecitare uomini e mezzi reali nel territorio. Prevenzione e salvaguardia al primo posto.